Palmarigi rappresenta un luogo dell'anima, ma anche della bellezza e della cultura. Non a caso, qui è sorto il Museo della Conchiglia e del Corallo, per volere dell'associazione culturale Il Cedro del Libano. Il museo parte inizialmente con l'allestimento di una mostra temporanea dal titolo Architettura del mare. La mostra consisteva in una collezione di molluschi e di quanto apparteneva al mondo marino, con principale riferimento all'habitat locale. La collezione nel tempo si è impreziosita di altri elementi, fino a quando ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio museo. Oggi il Museo della Conchiglia e del Corallo è considerato il più grande museo del settore presente nella provincia di Lecce, dove è possibile ammirare coralli, conchiglie e spugne delle più svariate caratteristiche, provenienti dalle zone marine locali e di ogni parte del mondo. Un viaggio unico e memorabile nelle meraviglie delle marine creature di Dio, in grado di restituire un alito di bellezza all'occhio miope dell'uomo moderno, immerso nel turbine frenetico della quotidiana e misera esistenza.